Io sono qui davanti a te, esattamente come tu volevi. Perciò se sei pronto comincia pure a contare. Quando sarai arrivato al 5, il discorso lo concluderanno le pistole. Niente conteggi, sbirro. Stavolta sarà qualcosa di diverso a far scattare i grilletti. Lo vedi questo gingillo? Ebbene, toccherà a lui dare il via alla tua corsa verso l'inferno. È il vecchio Carrion che strappai il giorno dell'assalto alla diligenza a quella matura colomba. L'inizio di tutti i miei guai, Ranger. L'acqua del fiume ne fece un po' arrugginire il meccanismo e adesso, una volta aperto, comincia a suonare con qualche secondo di ritardo, il che rende più interessante il giochetto. Nessuno di noi può prevedere quando comincerà a farsi sentire, perciò gioco leale per tutti e due. Ecco, lo attacco qui. E ora, attento, Willer. Alla prima nota che uscirà da quel gingillo potrai cominciare a sparare e ti consiglio di farlo il più rapidamente possibile, Ranger. Risparmia il fiato, sciacallo. 3, 4, 5 secondi trascorrono, tanto lenti da sembrare interminabili, mentre le mani dei due avversari sembrano pietrificate nell'identico atteggiamento. 6, 7, 8. La fronte di El Muerto è imperlata di sudore. Il viso di Tex è come scolpito nella roccia. Non un muscolo si muove. E finalmente, nell'assoluto silenzio che avvolge il cimitero, ecco il limpido vibrare di una nota. Sei mio. Seguito dal fondersi di due detonazioni quasi contemporanee. Bang! Bang! Oh no! No! Maledetto! Maledetto sbirro, mi hai... Bang! Mi hai rubato la mia vendetta. Addio, Paco Ordogne. Hai finalmente raggiunto i tuoi fratelli. Quel Carrion. Sembra che suoni una marcia funebre. Piantala, dannato coso, lo spettacolo è finito. Bang! Come è finito il sogno di vendetta di El Muerto. Muy bien, vámonos. Il vecchio Tiger starà certo con il cuore in gola, là sotto. Per me Tex Willer, fin dall'inizio, fin da quando ho cominciato a leggerlo da ragazzo, ha rappresentato una forte tensione, una quasi esagerata volontà di giustizia. Giustizia per tutti gli oppressi, qualunque sia il colore della loro pelle, la religione, il sesso e via discorrendo. Però con un'aggiunta, l'impegno per la giustizia in Tex è sempre unito a un forte senso di libertà per sé e per gli altri. Per questo non c'è steccato, non c'è muro, non c'è filo spinato che possa frenarlo, perché la sua è la cavalcata per la giustizia, ma nella libertà.